È la Fiorentina la squadra più divertente di questo campionato, è la Roma la vera sorpresa di questo torneo, può esserlo anche il Napoli e anche il Torino sembra tornato ai livelli che merita un club così glorioso. Devo dire che il calcio che io trovo più divertente da vedere è quello della Roma quest'anno. Io mi diverto molto a vedere giocare la Roma perché ha una dote molto rara che è la leggerezza. Leggerezza nel senso di velocità, nel senso di calcio che fluisce, che gioca, nel senso di quello che io ritengo il trucco più semplice. Quando qualcuno mi è stato chiesto molte volte che cos'è per te il bel gioco, il bel calcio, io dico sempre la stessa cosa da molti anni ormai, credo di averla capita. Bel gioco è quando un passaggio non arriva sul piede del giocatore, ma 5 metri avanti, in modo che lui debba correre e quindi l'interazione assuma un dinamismo. Ci sia un movimento generale che porta al calcio bello, almeno io la vedo in questa maniera. La Roma gioca in questo modo, anche la Fiorentina gioca in questo modo, la Juventus gioca benissimo, ma il tratto distintivo del suo gioco trovo che sia più la potenza che non il palleggio, mentre invece nelle altre squadre il palleggio. Però la Juve ha, dentro al concetto di potenza, ha giocatori di tale qualità che poi le diventa facile vincere o dominare, come sta succedendo. La squadra più forte è la Juve, non c'è dubbio. Le differenze fra il nostro calcio, questo calcio, e il calcio dei vicini di casa, inglesi, tedeschi, spagnoli e oltre. Siamo davvero così in deficit? Siamo davvero così dietro rispetto alle squadre non solo europee? Siamo molto indietro dal punto di vista generale dell'oggetto stadio, del fruire dell'oggetto stadio, della serenità con la quale andare allo stadio. Siamo molto indietro, da noi il calcio continua a essere per buona parte in mano a bande di tifosi che lo utilizzano come, hanno voglia di battersi e la utilizzano come scintilla per battersi. Ai miei tempi, quando avevo 18 anni io, era la politica la cosa per la quale i cuori ardevano e a volte ci si prendeva a mano in faccia. E adesso lo è il calcio, se posso dirlo, era meglio prima, era un motivo almeno dal punto di vista ideale un po' più importante di una squadra di calcio. E nei paesi stranieri naturalmente esistono fortissime passioni ed esistono grandi rivalità anche in quello, però ci sono alcuni semplici accorgimenti, tipo per esempio l'assenza di grandi transumanze, di giocare questi eserciti che si muovono da una città all'altra alla domenica. Ecco, lì a Barcellona-Real Madrid, quando si gioca a Barcellona-Real Madrid c'è uno spicchio di 50 tifosi del Real Madrid che è del quale praticamente nessuno si accorge al Camp Nou, e viceversa al Bernabeu 50 tifosi del Barcellona. Non c'è questo continuo rimpallarsi da una parte all'altra che crea un clima, fatalmente crea un clima. Io devo dire che sarei abbastanza a favore degli stadi venduti esclusivamente in abbonamento, anche se un tempo sarebbe stato possibile, tu riempivi lo stadio. Adesso quando guardo la domenica le partite del campionato italiano in TV mi viene da piangere a vedere gli stadi semi vuoti così, e sono contento che gli stadi più pieni siano quelli dove si gioca un calcio più divertente. Quest'anno probabilmente, oltre allo Juventus Stadium, l'Olimpico di Roma e il Franchi di Firenze. Sono contento di questa cosa perché lancia un segnale, tu fammi divertire e io vengo a vederti. Dovrebbe essere un segnale raccolto un po' da tutti gli allenatori. Non c'è frase che io ho sentito in tutti questi anni che trovo più stupida dell'allenatore che alla fine della partita, per giustificare una prestazione mediocre, che condita magari dal premio di un pareggino, dice: oggi il pubblico si deve rendere conto che per noi era troppo importante un punto per pensare allo spettacolo. È una sciocchezza assoluta, perché il gioco bello porta i punti a medio-lunga scadenza, può non premiare sulla singola partita, ma a medio-lunga scadenza porta i punti e soprattutto porta i tifosi allo stadio. Se noi perdiamo i tifosi siamo finiti. Soprattutto i grandi club non hanno il coraggio di lanciare dei ragazzi sui quali, ne sono certo, avrebbero oltretutto, per un certo periodo di tempo naturalmente, un occhio bonario da parte della tifoseria,
che di questi tempi io sono convinto che la tifoseria sia molto più contenta al Milan. La tifoseria è molto più contenta del fatto che comunque sia emerso un talento difensivo che può avere un futuro come De Sciglio, proveniente dalla primavera, che non l'acquisto di Mexès, che sta dando oggettivamente poco alla causa rossonera. Sono certo che il pubblico sia molto più meglio disposto nei confronti di questi giocatori. I nomi che tu hai citato, voglio dire, Rossi venne visto dal Manchester United, che ha una tradizione agli osservatori. Naturalmente un tempo noi non ci dovevamo preoccupare che i nostri ragazzi venissero portati via dai club esteri, perché il grande calcio era quello della Serie A, eravamo noi che depredevamo anche i vivai stranieri. Ora accade il contrario, siamo terra di conquista e quindi Rossi viene visto dal Manchester United. Gli altri fanno parte della squadra, gli altri due che tu hai citato facevano parte dell'Inter, appunto, che aveva vinto la Next Gen. Non c'è dubbio che il fatto, anche perché, voglio dire, non è che nella posizione di terzino l'Inter abbia dei giocatori talmente forti che tu dici per quei giovani non ci può essere spazio, ma tra lanciare Jonathan e far giocare Donati, ma dai una stagione di tempo a Donati per far vedere di quale pasta è fatto.